Eccoci in studio, ben ritrovati. Prima di dare spazio alle notizie del nostro notiziario, appunto, come sapete, questo è il momento degli approfondimenti. Parlare di televisione, anche cogliendo un'occasione per fare autocritica, sapete che è una cosa che facciamo sempre molto volentieri. Lo spunto quest'oggi ce l'offre un libro che vi consiglio. Che insomma non ha molti preamboli. Maria De Filippi, ti odio. Allora abbiamo avuto il piacere di ospitare questo pomeriggio Carmine Castoro, che è l'autore di questo libro, sì. Che si è preso la responsabilità di insomma così netto. E che vorremmo capire poi come prenderanno i nostri amici telespettatori a casa, perché insieme a Maria De Filippi c'è tutto un mondo di format televisivi molto nazional popolari, molto seguiti, molto apprezzati. Ma diciamo che io, come preciso nell'introduzione, questa antipatia viscerale che io ho verso il personaggio pubblico non ha niente poi alla fine di personale, nel senso che non mi interessa la vita privata, non mi interessano eventuali pettegolezzi o tic della sua, così, della sua figura. Mm. E l'odio non è un elemento violento o sopraffattorio, ma è un odio critico, è un invito alla lucidità, è un invito al, diciamo, al risveglio e alla ripresa di alcuni principi cardine che evidentemente la televisione oggi ha abbandonato. È una televisione, diciamo, che ci consegna una mancanza di scena, è uno scivolamento, un'oscenità, appunto, come dicono tanti teorici, tanti filosofi, e di cui diciamo, all'epicentro, ecco, di questo sistema di immagini un po' collassate, di un linguaggio un po' decaduto, io vedo appunto Maria De Filippi, i suoi format. È tutta una serie di programmi, diciamo, di cui oggi soprattutto le giovani generazioni si cibano in una maniera anche abbastanza velenosa, perniciosa. Pasolini, in una intervista che rilasciò nel 74, già agli albori di un certo tipo di televisione, così, diciamo, poco educativa, certo. Poco pedagogica, anche se l'aggettivo è un po' anacronistico, oggi come oggi, parlava di questi giovani, lui li definiva poveretti, diceva che l'avrebbero pagata cara nel futuro questa cosa qui, e mostrava il suo spavento verso questa subcultura, che oggi evidentemente non è più intinta nella depressione e nell'atmosfera derelitta delle periferie, ma è una periferia mentale, certo. È una periferia culturale di giovani e di tante altre generazioni, addirittura anche gli anziani, adesso certo, nei format della De Filippi, che trovano una loro via di scampo, un loro riscatto esistenziale nella televisione, nell'universo parallelo della televisione e non più nelle forme di vita. Assolutamente, questo credo che sia un modo per decodificare una televisione che sicuramente di educativo ha pochissimo e che probabilmente tante volte è anche espressione di una grandissima solitudine di una o più generazioni, ma anche di una società che poi in linguaggi mediocri si ritrova. Certo. Perché lei giustamente parlava di giovani e quindi il riferimento era ai programmi dove insomma i talenti musicali o artistici vengono cercati e poi trovati dalla Maria De Filippi nella fattispecie, insomma, poi diventano artisti di grandissima fama e poi magari probabilmente la fama finisce dopo pochi anni. Però parliamo anche di trasmissioni in cui il dolore si mescola alla gioia, all'amore, pensando ai format del sabato sera, che certo, è il più certo. famoso, quello seguitissimo da indici d'ascolto strepitosi, C'è posta per te, dove insomma quando si vuol piangere. C'è posta per te o Italia's Got Talent, dove recentemente certo, abbiamo certo. assistito, diciamo, a ma in questo caso, diciamo, al macabro è del mediocre, perché è condiviso non solo da Maria De Filippi, ma anche da altri, insomma, esponenti del mondo televisivo. Certo, ma infatti io nel libro individuo come elemento di pericolosità non tanto l'intrattenimento tout court, perché siamo abituati, ma questo livello che per esempio un filosofo come Perniola, un grande filosofo insomma, vivente che insegna a Roma e alle cui opere anche mi sono ispirato, identifica come un processo di comunicazione, cioè oggi non c'è né più l'informazione né l'intrattenimento, ma c'è un livello ulteriore di impasto, appunto come diceva lei, di linguaggi, di
forme, che sembra quasi recitare il linguaggio dello psicotico, cioè tante cose che si sommano, si affastellano, confusione fra i valori di riferimento. Se il talento artistico viene consacrato, viene battezzato nella sottospecie, diciamo, di chi si denuda davanti a una telecamera o di chi fa orribili gare che voi avete visto, Italia's Got Talent, eccetera, quello viene identificato come arte, come talento, come estro, eccetera, ecco, vuol dire che siamo in un decalage profondissimo. Assolutamente sì, però c'è anche poi un elemento che secondo me va sottolineato e posto all'attenzione di chi ci ascolta, che è quello poi della realtà, certo. Insomma, di tutti questi format e questi linguaggi conseguenti che passano per essere espressione di una vita reale, ma che non lo sono assolutamente. Infatti sono, non sono realistici, sono realitistici. Cioè, il problema è questo, il dato preoccupante è questa consegna da parte di eserciti interi, di persone, non soltanto di giovani, ripeto, alle fantasmagorie, all'ipnotismo della televisione. A me fanno sinceramente molta pena tutti quelli che partecipano ai casting oceanici di trasmissioni come Grande Fratello, Amici, eccetera, eccetera, e poi dopo piangono, calde lacrime, vengono protetti dai genitori perché non ce l'hanno fatta, hanno superato la prova, non sono entrati nel grande circo, grottesco circo, soprattutto delle trasmissioni da Di Filippi. Ecco, questa... Però a questo punto dovremmo anche metterci in mezzo X-Factor. Insomma, quello X-Factor, è il sistema. Sì, il problema è la cosa pericolosa, per esempio, come in Amici o come in Uomini e Donne, è quello che dicevamo prima, cioè questo processo intimo di falsificazione. Sì. Cioè non c'è più una verità e una falsità, c'è un'evidenza falsificata. Cioè io sin dall'inizio non so se quella persona è veramente innamorata, se sta recitando, se lo fa per la popolarità. E lo stesso programma oramai, tipo Uomini e Donne, negli ultimi anni ha costruito questa pazzesca filigrana di accuse incrociate, di giudizi, di improperi, proprio sul fatto no, tu sei falsa, no, sono false. Quindi alla fine l'oscenità di questi programmi è il non venire mai a capo di una ratio che ci permette di capire veramente se siamo di fronte a un'operazione truffaldina o siamo di fronte veramente al pathos di Amicisiano, di un romanticone. Lei ha citato, ha parlato di TV, non è una TV realistica, sì. Però secondo lei, ecco, a suo giudizio, essendo anche un esperto e uno studioso del settore, avrebbe peso oggi come oggi una TV veramente realistica? Ma una TV realistica, diciamo, c'è, nel momento in cui, faccio un esempio su tutti, grazie all'intervento di Striscia la Notizia vengono arrestate delle persone che hanno commesso dei reati, io dico perché le istituzioni non sono intervenute o perché altre forme di ordine pubblico, altre forme di vigilanza sono invece disattese. E questo, diciamo, è figlio di un universo della comunicazione, dell'intrattenimento che ci disancora da qualsiasi forma di attenzione e ci consegna questo vilipendio delle immagini, questo abuso delle immagini. Poi qualcuno riesce a mettere, come posso dire, il microfono, il taccuino vicino in bocca a qualche personaggio losco, responsabile realmente di alcune cose, lo rende visibile immediatamente, crea attenzione, sveglia le coscienze e c'è finalmente, viene finalmente ricomposta la sequenza lineare di una colpa, di una causa e di un effetto, di una colpa e di una punizione, che sono i meccanismi elementari di un percorso di vita democratico che oggi sono saltati. Quindi ci sono trasmissioni di inchieste, i giornalisti sono ancora per fortuna chiamati a una nobile missione. Il problema si pone nel momento in cui c'è invece questa transumanza di persone che nella vita non hanno niente, e infatti, guarda caso, un certo tipo di televisione è figlia anche del capitalismo di oggi, diciamolo, certo, pure, del postmoderno di oggi, un capitalismo cognitivo, personale, che sta intaccando i nostri desideri, le nostre mappe mentali, proprio perché sono impoverite, sono assolutamente svuotate di significato, e quindi la televisione del nulla ci dà una facile droga, una facile compensazione, che poi i vari report, le varie Iene, certo, le varie Striscia Notizia cercano di ricucire disperatamente. Cioè. Pensando ad un panorama futuro, che però insomma è un panorama già attuale, parlo di futuro per la Puglia, che è quello del digitale, però insomma lei non vive in Puglia, ma è pugliese, ma è un cittadino dove è già romano, dove... Sì, insomma, già l'esperienza del digitale è un'esperienza vissuta, sì. Ecco, allora questo
Panorama che per noi pugliesi tra un po' diventerà familiare, a cosa porterà? Io dico sempre questo, McLuhan diceva che i media sono o caldi o freddi, nel senso che o sono diciamo formali e tecnologici o sono diciamo da completare col nostro contributo, quindi il problema, contributo intellettivo, conoscitivo, è anche emotivo soprattutto, quindi il problema non è tanto la forma. Il problema è ridare vita al messaggio, ridare vita alla rete di significazioni dei messaggi. Quindi anche il satellitare, anche Sky era stato salutato come la panacea di tutti i mali, poi anche su Sky si trovano dei insomma, format beceri che voglio dire fanno un baffo alla De Filippi, insomma. Stesso dicasi per il digitale, stesso dicasi a maggior ragione per internet che poi è un acquario immenso dove naviga di tutto. Il problema è ritrovare un linguaggio della sobrietà espressiva che può essere, sobrietà non si intende in senso moralistico, certo, nel senso certo. Proprio della voglia di e comunicare e di condividere, un senso comunitario della notizia, del messaggio e della parola che oggi è invece è slabbrata e divorata. Per me è stato veramente molto interessante e credo che tutti i nostri amici a casa che vorranno e potranno leggere Maria De Filippi ti odio, potranno ricavare ottimi spunti di riflessione. Prima di salutare però il nostro ospite, lei forse non lo sa perché non ci vede essendo insomma romano d'adozione, ma la consuetudine è che l'ospite non vada via prima che i nostri amici a casa attraverso la rete o le telefonate se ci sono, ma in questo caso la rete, insomma fanno delle domande. Ah, perfetto, benissimo. E quindi c'è la nostra Eli che ne seleziona una, due, insomma quella sì, sì. Che ritiene più opportuna. C'è chi la difende, bisogna anche dirlo, certo. Però c'è anche chi dice come Vito che il libro andrebbe consigliato come lettura ai più giovani, ma pensa che i giovani lo leggerebbero. E poi Gian dice il problema non è lei, cioè la De Filippi, ma siamo noi che guardando i suoi programmi le diamo modo di esistere. Usiamo la testa anche per guardare la TV. Il sottotitolo del libro è Per un'ecologia dell'immaginario televisivo e questo è, diciamo, lo ricollego al discorso dell'odio. L'odio non è prepotenza, non è, ripeto, sopraffazione, è disintossicazione. Cioè certo. Noi dobbiamo ritrovare un senso del nostro vivere, della nostra casa mentale innanzitutto. E quindi dobbiamo cominciare a considerare la televisione oggi non più come pattumiera, ma come proprio scorie nucleari che vanno stoccate o vanno, diciamo, ripulite alle fondamenta. E quindi sì, il problema è antico, se la televisione rispecchia la realtà. Io non credo che la televisione rispecchi la realtà, io penso che la televisione moduli e produca la realtà, quindi il pericolo è proprio che la tentacolarità di un certo agire televisivo entri nelle nostre anime e prosciughi le nostre anime, quindi perché in maniera sottile ci propone, ci dice come dobbiamo comportarci e come dobbiamo pensare. La televisione non è che ci reprime, non è che ci detta dei comportamenti, però modula le nostre esistenze certo. In maniera significativa e le fa oscillare, le inclina, le predispone a delle cose. Quindi è lì che dobbiamo intervenire con degli antidoti culturali che evidentemente in altri paesi ci sono, proprio a livello di vita pubblica, certo. Di vita sociale, e da noi no. Probabilmente tante altre situazioni, scenari rivoluzionari che hanno portato grossi sovvertimenti in altri paesi, si dice sono figli di internet. No, probabilmente sono figli dell'assenza di una televisione pervasiva che fa sì che la società sia una questione di pelle e di sangue certo. E non soltanto di casting da amici. Assolutamente sì, insomma svegliamoci. Grazie per essere stato con noi e noi a questo punto andiamo con la sigla delle notizie.